un'emozione indescrivibile. Per me è la quarta volta questa. Forse è la più bella, la più sofferta. Proviene da una storia di sofferenza, di resistenza. Silenzio! E ovviamente non posso essere ipocrita se vi dicessi che questa è la vittoria più importante, non quella di ieri sera. Per me questa viaggio, questa Europa... Ciao Bella, ciao Bella, ciao ciao ciao, e se per dire la si montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Un'emozione indescrivibile. È durata tutta la notte, anche con la sofferenza di questi ultimi attimi, è così incerto, è stata ancora più bella. Ecco, una doppia vittoria in meno di 24 ore, cosa ti senti di dire a Salvini che ti ha definito 1-0? Che gli 0 adesso sono a doppia cifra. E lo vorrei invitare per venire, visto che era arrivato quando 5 anni fa aveva con entusiasmo aveva pensato che tutto sarebbe finito. Si è sbagliato. Il dato che 5 anni fa aveva attraversato l'Italia, i paesi dell'accoglienza, tutto un disastro che non si può immaginare. Questa è la risposta. Penso che abbiamo la possibilità di avere questa connessione con l'Europa, e dove porteremo le nostre istanze, la nostra terra, la mia storia, la storia di una comunità che attraverso l'accoglienza ha dimostrato, ha trasmesso un messaggio di umanità al mondo, ma anche ha trovato una via per resistere, per sopravvivere, per non morire. Una destra che avanza in Europa, ma la sinistra resiste da Riace. Sì, questo è il messaggio. Dalla periferia Italia, dalla periferia Europa, un messaggio che è possibile, di una speranza. Per l'Europa, per il mondo. Come ti dividerai tra Riace e... Questo ancora non lo so. Questo... Questo ancora non lo so. Una cosa che sicuramente... mi sarà facile, è quella che per me non cambierà, come il rapporto con la politica vissuta, non con le distanze. Io sono uno di tutti e credo di avere gli anticorpi giusti per non fare le distanze con i cittadini, con le persone. È uno strumento in più, mettiamolo così. Credo non solo per Riace, ma per il comprensorio, per Riace. Ha avuto una storia, un'esperienza fantastica. Ha accolto persone in fuga dalle guerre e dalla miseria. È un'opera che non si vede, ma forse è immateriale, ma forse per me questo è il nostro biglietto da visita. Oggi è un giorno di festa, però tu hai sopportato un calvario negli ultimi 5 anni. Antonio Gramsci diceva che bisogna avere sempre il coraggio di continuare, di ricominciare.